Salve a tutti e bentrovati nella consueta trasmissione settimanale di Qui Sicilia, a cura del laboratorio politico Alba Siciliana, con chi vi parla e l'amico Salvatore Ginaprelli. Salve. Ecco, Salvatore, già questa settimana devo dire il nostro canale e le nostre trasmissioni trovano gradimento, questo chiaramente è molto positivo per noi. Tra l'altro tu tendi sempre al pessimista, io rilancio, avevo pronosticato, insomma, avevo messo l'asticella alle 200 visualizzazioni per l'ultima trasmissione, tu dicevi no, ma quando mai? E invece siamo andati ben oltre, quindi un po' di ottimismo non guasta, via. Okay. Anzi, io direi di rilanciare, diciamo, questa sfida, possiamo gettare il cuore oltre l'ostacolo e dire che al raggiungimento delle 500 visualizzazioni della trasmissione odierna, che tra l'altro secondo me modestamente le merita pure per quello che abbiamo in scaletta, cosa possiamo dare come premio? Ginaprelli darà i numeri vincenti sulla ruota di Pedara e io darò quelli sulla ruota di Mineo. Insomma, su quelli di Pedara sono vincenti sicuro, vero? I miei sono garantiti. Oppure a scelta faremo la prossima trasmissione tutta in corsivo. Intanto ci alleniamo. No, lascia perdere. No? Perché ho visto lascia che aperta. Questa cosa ha coinvolto tutti e tutte le persone che si muovono nel campo dell'intrattenimento, se vogliamo. Non ce n'è uno che non abbia, perfino Pieraccioni, voglio dire. Insomma, in tutta Italia, ecco, questo corsivo ci unifica come non mai, più del tricolore. Grazie a questa simpatica figliola ha trovato, che poi parla, questa è a quanto pare una vera inflessione di un certo milieu di figlie di papà della Milano Bene, che lei ha, come si dice, captato, e quindi voglio dire, è sempre purtroppo la colonizzazione del nord che ci arriva anche qui, perché non è che ci mettiamo a parlare come e le napoletane di Posillipo, insomma, o dei quartieri bene, o della Palermo più snob. Perdonami, a me non mi ha influenzato e quindi rimango siculo, o per dirlo come la dicono loro, terrone. In ogni caso, cogliamo l'occasione per chi ancora avesse qualche curiosità o qualche voglia di approfondire questo fenomeno sociologico, diciamo, e di costume, vi proponiamo qui, li trovate uno appresso all'altro, due indicazioni a due video che hanno proprio preso sul serio, insomma, tutta la questione e ci hanno fatto un lavoro di analisi, ma con caratteristiche molto diverse, con valutazioni opposte. Uno è di Matteo Flora e l'altro invece è della redazione di Visione TV. Guardateli tutti e due e potrete così in qualche modo avere più elementi, ecco, per dire la vostra, anche con gli amici che sicuramente non mancheranno di tirar fuori questo argomento di conversazione, perché penso che ormai quest'estate ce la siamo giocata così, in pratica. Partiamo come al solito dal nostro contesto qua dell'isola più bella, che è diventata bellissima e che vorrebbe continuare a diventarlo. Io devo dire, durante la settimana sono stato un po' frastornato da varie notizie, poi cose buttate lì, ora a parte candidature bruciate, diciamo, di nomi che prima ancora di trovare
formule di coalizione tra gruppi, secondo me lasciano il tempo che trovano, è anche un po' un discorso poco serio, se vogliamo, tra l'altro da parte di persone che hanno anche una certa esperienza. Questo parliamo del mondo sicilianista, che tra l'altro ha rotto, come dicevamo già nelle volte scorse, il tabù dell'alleanza con partiti cosiddetti nazionali o non siciliani, e quindi a maggior ragione ancora dovrebbe negoziare, vedere quale di queste realtà sono disponibili a fare un percorso politico insieme. Ma in ogni caso questa candidatura di De Luca, di Cateno De Luca, insomma, ha delle caratteristiche da una parte che sembrano reali in qualche modo, non un bluff tanto per alzare la posta e poi all'ultimo momento prendersi un assessorato, per dire, all'interno di qualcos'altro, ma sembrerebbe proprio intenzionato a competere e a concorrere ovviamente nell'area di centrodestra. Però proprio di recente mi è capitato appunto un approfondimento giornalistico in cui si diceva che si sosteneva che la funzione, lo sforzo, l'intenzione di Cateno De Luca era quella di neutralizzare le manovre sfasciste di Miccichè contro la ricandidatura di Musumeci, e quindi sembrava quasi che fosse lì, come il famoso Lancillotto, a tutelare di fianco, insomma, questa possibilità del secondo mandato di Musumeci, difendendolo appunto dal drago di Forza Italia. Insomma, non so, non trovo fattori che lo dimostrino, chiaramente questo si vedrà più avanti, se vogliamo. Salvatore, tu hai osservato in questi giorni, insomma, noti qualche fattore significativo? Come la vedi? Ma io qualcosa ho letto su De Luca, che un pochettino si è messo ai ferri corti con tutto ciò che propone Miccichè, però non so che dirti. Cioè, mi sembrerebbe curioso che si candida De Luca e poi appoggi una ricandidatura di Musumeci. Cioè, che senso ha? Mi sfugge qualcosa, ecco, non... Cioè, De Luca ha cavalcato a suo tempo l'emergenza Covid, il sindaco dei siciliani, il discorso che voleva che chi attraversasse lo stretto avesse una specie di visto d'ingresso, eccetera. È lì che un pochettino ha tirato a sé, però poi non lo so, cioè, sicuramente avrà il suo filone, però anche questo nome Sud chiama Nord, trova il tempo che trova. E vorrei fare una precisazione, un'errata corrige. La settimana scorsa, nel video della settimana scorsa, quando parlavo del centro mediterraneo di ricerca, eccetera, eccetera, nella foga del parlare, dicevo, ricerca in campo medico, fisica, eccetera, invece di dire astronomia mi è scappato astrologia. Lungi da me da metterla tra le materie scientifiche, è stato proprio una papera che mi è scappata, e chiedo scusa per chi ci segue. Invece io appunto non posso che ribadire, perché anche dispiace che si perdano occasioni ancora una volta, ciò che avevo in qualche modo evidenziato la volta scorsa sulla capacità e anche la vera volontà di aggregatori e di persone che si presentano come paladini della democrazia in qualche modo, che vuol dire non solo avere e attrarre i voti il giorno delle elezioni, ma vuol dire costruire una forma di presenza che garantisce in qualche modo che il punto di vista di una parte dei vari gruppi che compongono la società a tutti i livelli trovino
i loro rappresentanti. E invece questa cosa stenta sempre a manifestarsi, perché sembra quasi che non ci sia tempo, sempre questa forma biodegradabile, per non dire provvisoria, come un set cinematografico, monta tutto in un giorno, fai le riprese del film western e poi leva tutta la cartapesta. Beh, mi dispiace, ma di quinte di cartone ne abbiamo viste fin troppe, insomma, e quindi non almeno per parte mia, io parlo a titolo personale, però credo forse di interpretare anche una stanchezza e una fatica che, appunto, per esempio, questa nuova formazione molto ambiziosa, molto rampante di Ancora Italia, con il suo presidente Francesco Toscano, ha dato questo appuntamento a Napoli per il 16 e il 17 prossimi. Ogni giorno, grazie anche a una forza mediatica che è stata un po' anche il punto di partenza, il canale Visione TV, ribadisce, richiama la partecipazione, dicendo: vi voglio vedere tutti, ciascuno. Va bene, lui fa quello che deve fare, però io non parlo delle altre regioni perché, appunto, mi ricordo, ecco, sempre il parallelo che faccio con esperienze di altri partiti in che dovevano teoricamente muoversi in tutte le regioni d'Italia. Io non posso dire gli altri degli altri posti, ma in Sicilia facevano acqua da tutte le parti. Bene. In Sicilia, appunto, gli emissari, perché sono sempre nominati, non essendoci stato ancora la formula democratica interna dai circoli, insomma, sempre un discorso anche quello provvisorio, che poi però diventa la regola. Tutti questi coordinatori, chiamiamoli come vogliamo, commissari, certo non segretari, perché sarebbe un'illegittima denominazione. Comunque, quello che siano, basta che fanno quello che devono fare. Ma per esempio ce n'è uno in Sicilia, sta a Palermo, dovrebbe essere il punto di riferimento di questo partito Ancora Italia per tutta la Sicilia, tale Sparti si chiama, e questo Sparti non si è mai visto. Cioè, io, siccome trovo sempre questa forma ricorrente della figura, delle teste di legno, insomma, di segnaposti, che non muovono un dito sostanzialmente per propagandare, per diffondere, per attrarre persone, beh, insomma, mi viene sempre lo stesso dubbio. Non sono certo io che devo andare dal signor Toscano a dirgli: guarda che non ti sei accorto che dalla Sicilia probabilmente non verrà nessuno. Perché non verrà nessuno? Ma questo signore che tu, di cui tu ti fidi, che hai mandato qua, che sta facendo? Ma a te interessa veramente che ci sia questa forma di partecipazione, oppure serviremmo, la gente serve solo come clac, perché dà fastidio poi dover veramente avere a che fare con le esigenze reali. Siamo sempre lì. Purtroppo anche l'opposizione, o addirittura quelle che ancora non sono manco opposizioni, perché sono delle ipotesi di novità nel panorama politico, puntano a sostituire figure apicali, diciamo, nelle componenti del Parlamento e via di seguito, perché, per carità, è un bel posto, ci mancherebbe, è pieno di benefit, ma mi dispiace, ma non ci si arriva per vie, appunto, che non siano quelle dell'avere veramente dietro di sé un popolo e anche dare a questo popolo ciò che si aspetta di avere. Insomma, nella storia della Prima Repubblica anche un partito comunista, che poi potremmo dire per mille cose non era quello che diceva di essere fino in fondo, però se non avesse nel corso di un cinquantennio, insomma, portato nell'ambito specifico delle sue classi di riferimento, delle sue categorie, dei ceti popolari, eccetera, dei miglioramenti della vita quotidiana, per quanto riguarda il problema dell'abitazione, il problema del lavoro, il problema della scuola, col cavolo che avrebbe avuto la forza che bene o male ha potuto contare, insomma, durante tutta la sua storia. Allora guardiamoci indietro e cerchiamo, appunto, di capire perché queste persone non hanno il coraggio, oppure dicono: non basta una vita, io c'ho fretta, insomma, vogliono il risultato subito e quindi non ci si mettono a fare ciò. Ormai la gente fa politica per trovare una poltrona,
un orticello magari da frequentare, beneficiare di qualche frutto, eccetera. È finita la politica per fare cose che interessano alla gente. Ho sempre detto, c'è uno scollamento tra politica e vita reale. Se ne ricordano solo in campagna elettorale, però poi alla fine i problemi sono sempre lì. E lo vediamo in questi giorni a livello nazionale, con tutte le problematiche che abbiamo, che adesso, come arriva a ottobre, non c'è, andremo ad accendere di nuovo, per dirlo alla siciliana, le conche, e mi vanno a parlare dello Ius Scholae o che so io di altre cose. Ora qui ci saranno le elezioni regionali, quindi ci sarà tutto una processione di segretari, persone politiche a livello nazionale che ci prometteranno per l'ennesima volta di tutto di più, tanto per cambiare tireranno fuori il ponte, già qualche politico ci ha portato il Frecciabianca. Viviamo di promesse che hanno il fine solo e semplicemente di accaparrarsi i voti e basta. Ma del resto c'è un video di Sigla Press che cioè, riportava quello che Michiché diceva: vi illudete che le decisioni le prendiamo in Sicilia. Ed è vero, noi in Sicilia abbiamo dei viceré e fin quando voteremo viceré faranno sempre gli interessi del re, in pratica. Qualcuno scrive su Facebook: ah, su al nord già gli hanno accordato lo stato di calamità per la siccità, eccetera. Ma loro hanno i rappresentanti votati da loro che magari avranno i loro difetti, manceranno pure loro, però rappresentano in qualche modo quei territori. Noi abbiamo votato i nostri rappresentanti, ma invece di fare gli interessi di chi li ha votati, fanno gli interessi del re. E i re vengono da lì sopra. Quindi è inutile che ci lamentiamo. Ecco, era proprio il prossimo punto, quello che tu hai anticipato, e lasciamo questa isola secca di acqua e ricca di lacrime, forse, per passare a livello nazionale, perché due aspetti sono in continuità con quello che stavamo dicendo. Prima di tutto, appunto, di questi vari partiti di paglia o fuochi di paglia. Io non ho più avuto notizie, non so, forse per colpa mia, se tu puoi ragguagliarmi in merito, di quella tonante e vivace iniziativa che soprattutto al tempo del Conte 1, governo giallo-verde, Pino Aprile e compagnia, voleva guidare la rivolta del centro-sud contro questo governo a trazione bossiana, a ispirazione antimeridionale, se ti ricordi. Ci si limita, per quello che so io, solo a fare le rivoluzioni su Facebook, che trova il tempo che trova, perché Facebook è una piattaforma curiosa. Ti stanno addosso per quello che scrivi, però nello stesso tempo, secondo me, è l'ideale per ingabbiare il dissenso. Cioè, tu ti protesti là su Facebook e fai la rivoluzione su Facebook e tutto va bene. Cioè, io di queste leggo, per esempio, va bene, tutti, forse c'è anche in mezzo fino ad aprile di fare una macro regione meridionale per opporsi a questa autonomia differenziata che vorrebbe il nord, eccetera. Ma di altro non vedo niente. Tra l'altro, e questo chiamo in causa i siciliani più che altro,
Invece di condannare questa pretesa del nord che vuole questa autonomia differenziata, io mi dovrei battere perché si tolga questa parola differenziata e noi ce l'abbiamo l'autonomia. È disattesa. E allora perché non portare in campo il discorso? Voi volete l'autonomia? Noi ce l'abbiamo e non abbiamo niente in contrario che voi abbiate un'autonomia, però deve essere un'autonomia, diciamo, non da furbi. Vogliamo innanzitutto, prima che parta la vostra, che è comunque contemporaneamente, che venga attuata in tutto e per tutto la nostra autonomia. Sono queste le lotte che bisogna fare. È anche vero da dire una cosa, Leone. Io una volta assistetti a una conferenza, a un incontro, forse c'eri tu, Todaro pure, di quel politico, di quei due politici un pochettino ora a riposo siciliani, che poi hanno dato vita forse alle api, a qualcosa del genere, dove raccontavano un aneddoto che, come facente parte di una commissione parlamentare, che avevano, volevano portare avanti delle cose prettamente per la Sicilia, eccetera, e furono tolti dalla commissione. Però voglio dire, siamo sempre lì, anche se arriva qualcuno lì, non ci fanno fare nulla. Quindi, no, per ritornare alla domanda, io non vedo nulla. A livello meridionale nulla, le sardine sono scomparse, sono state, diciamo, inglobate nel PD, che era Santoro, si chiamava, forse l'hanno piazzato in qualche consiglio comunale dell'Emilia o lì intorno. Per il resto non vedo niente. Sì, appunto, intanto hai nominato il contesto del social Facebook e allora io colgo l'occasione per raccomandare a chi ci ascolta per essere sempre aggiornato. Tra l'altro durante la settimana capita anche di far circolare qualche notizia, qualcosa di cui poi eventualmente parliamo anche in questa occasione o no, però insomma è sempre una fonte. Qui Sicilia ha la sua pagina Facebook, ma ha anche il canale YouTube che è questo qui, a cui vi invito a iscrivervi, e anche un canale Telegram, trovate il link nelle informazioni del video. Per quanto riguarda la questione appunto che venne sollevata, come ho detto, in maniera vivace e poi si è persa per strada, tra l'altro se ci ascolta saluto, perché ci conosciamo dai tempi dei Forconi, l'amico Franco Calderone, che giustamente era stato individuato come figura molto valida e adatta per costituire l'asse siciliano di questa alleanza con Pino Aprile. Ecco, ci potrebbe dire lui, insomma, scriva qualcosa, batta un colpo. E come è andata a finire, insomma, anche perché è stata sempre una persona molto, molto concreta, molto, tra l'altro è un imprenditore, quindi insomma non è... Non gli mancano gli strumenti per capire le cose che hanno uno sbocco e quelle che invece sono una perdita di tempo. Boh, vediamo se ci farà sapere qualcosa. Quella questione, quel caveat, insomma, il famoso canto delle oche nel Campidoglio, il campanello d'allarme, era appunto sul federalismo fiscale. Ora tu dici, hai proposto, cioè non è la prima volta che lo esprimi, lo esponi, quest'idea reciproca, insomma, che parte anche dalla famosa e rinnegata autonomia della Sicilia. Ma io ho l'impressione che invece le cose stanno già andando avanti senza prendere il nome in maniera così ufficiale, insomma, no? Tipo le coppie di fatto, i Dico, i Pax, non so. Nel senso che, appunto, avevi citato il discorso dei fondi spartiti tra cinque regioni del nord, dove tra l'altro pare che stia piovendo abbondantemente. Poi ci sono video, foto di fiumi pieni, poi si vedono anche fiumi vuoti. Boh, questi fiumi si riempiono e si svuotano in maniera particolarmente sorprendente.
Oltre alla perdita delle condotte idriche, c'è la perdita anche degli alvei. Sì, perde un po' tutto finché non arrivano i soldi. Poi, arrivati i soldi, si sono riempite di nuovo, veramente il miracolo dei soldi. Poi dice che non servono. Infatti. Però, appunto, qual è la novità che è venuta fuori grazie al Covid, possiamo dire, e che è l'oggetto della spartizione che ripropone questa formula a geometria variabile, per cui ci sono italiani più italiani degli altri? È proprio questo piano nazionale di resilienza, ricostruzione, come si chiama, il PNRR, no? Questa è una cosa extra, però sarà extra quanto volete, ma comunque dovrebbe rispondere alle solite regole della teorica equità. Infatti il movimento di Pino Aprile si chiamava Movimento per la Equità Territoriale. Manco per niente. La scelta pare evidente è quella di mettere il carbone nella locomotiva che corre, dare la biada al cavallo vincente, no a quello rattoppato porello che manco si regge in piedi. Quello ormai lo teniamo lì meschino finché campa, insomma. Ecco, quindi è già in atto. Cioè, chi ventilava, ah, guardate che ci toglieranno, eccetera, eccetera, perché non sono adesso a dire ci stanno togliendo? Non il discorso specifico della fiscalità, eccetera, ma voglio dire. Alla fine siamo sempre lì, si parla di risorse abbastanza significative, perché e come mai non vengono destinate anche a questa parte del cosiddetto paese Italia? Non si è visto più nessuno. Allora in questi casi viene anche da pensare male, perché io ho citato le sardine, perché le sardine non erano certo un movimento politico, erano una specie di gruppo, non dico paramilitare, ma insomma un po' come i centri sociali, che serviva a fare una campagna teppistica, a sporcarsi le mani, andare a dare fastidio all'avversario. Allora l'avversario in quel caso era il perfido Salvini, ora c'è la perfida Giorgia che da questa cosa che ha fatto in Spagna è diventata la reincarnazione di Belzebù, e quindi in realtà non è nel merito delle questioni che vengono lanciate queste crociate contro il nemico. È nel merito della competizione per levarli di torno e tenersi, fare il gioco, tu dicevi, sono stati inglobati dal PD, sono tornati a casa, in pratica, no? Cioè, ho sentito l'ultima, sempre dal bellissimo mondo, tu dicevi, della censura sui social, eccetera, qualcuno ha avuto problemi grossi, addirittura ha avuto una denuncia penale perché aveva condiviso il link di un film che si trova su YouTube, quindi semmai andate a cercare quelli di YouTube, è un film degli anni 30 dedicato alla storia della famiglia Rothschild. È un film in costume, in bianco e nero, insomma, questa famiglia che ha origini antiche, insomma, nel periodo dell'imperialismo britannico, delle colonie, eccetera, eccetera. Un film storico. E quindi pensa un po', si è trovato sotto processo per aver condiviso il link di un film che tra l'altro ancora, se uno lo va a cercare, sta là. Quindi se lo può andare a vedere, anzi ve lo linko qua sopra così. Che poi fa il paio con un altro film, sempre di quel periodo, sulla storia della famiglia Lloyd, i Lloyd di Londra, no? Queste altre storiche casate della finanza sostanzialmente. Che dire, insomma, questa cosa parte così, ogni tanto miete come la triste mietitrice con la sua falce, taglia qualche testa, a caso, sostanzialmente. Tanto per dare l'esempio. Che bisogna stare in campana in pratica. Però d'altra parte questo si accompagna, è una cosa che viene notata, forse anche con troppo entusiasmo in certi contesti, ogni settimana le testate giornalistiche maggiori italiane, Corriere della Sera, Repubblica, crollano ogni volta, crollano di più. Arrivano al fondo la settimana scorsa e poi crollano dal fondo ancora più in basso la settimana dopo, perdono il 70% di. Perché dico che forse c'è troppo entusiasmo in questo? Perché è chiaro che stiamo parlando anche di una transizione tecnologica, no? Il mezzo sta tramontando, il mezzo è la carta stampata, quello che uno va all'edicola, si compra questi fogli, si siede sulla panchina del giornale, sul giornale, insomma, sulla panchina dei giardinetti pubblici e si sfoglia questo insieme cartaceo. Quello sicuramente sta andando a morire. Ma è chiaro che queste redazioni cercano di traslocare
e ci hanno appunto anche loro tutti i mezzi. Del resto anche il progetto di Open di Mentana nasce proprio dalla necessità di rincorrere il pubblico dove il pubblico sta, quindi in rete, sugli smartphone e compagnia bella. Per cui non si gridi troppo facilmente al suicidio o all'autoeliminazione dei nemici, diciamo, del libero pensiero, perché non risulta che abbiano fatto harakiri e pare che invece vogliano campare ancora a lungo, insomma, sostanzialmente. Credo che poi quello che è successo appunto già dalla settimana scorsa, noi avevamo forse dato poco spazio a questo aspetto e forse abbiamo fatto anche bene, Salvatore, parlando delle dinamiche interne alla cosiddetta maggioranza del governo Draghi, questa figura ambigua, ondivaga e un po' incomprensibile in certo senso, o fin troppo comprensibile, di Conte, che si è trovato con mezzo partito, collega dell'altro mezzo, ad appoggiare la stessa maggioranza, no? Sembra un po' un'altra di quelle cose molto stiracchiate, molto poco presentabili a livello di dialettica democratica, insomma. Esiste tutt'oggi, l'abbiamo detto, una parte significativa, che io tra l'altro constato, insomma, come tutti noi, girando in rete, eccetera, di opinione pubblica che non segue assolutamente la narrazione dell'atlantismo ultra, che si preoccupa dal lato economico, dal lato militare, dal lato delle relazioni internazionali, e per me fa pure molto bene a preoccuparsi. Io faccio parte almeno di questa parte di opinione pubblica, e che non c'è verso, litigano in Parlamento, ma assolutamente non per fare a gara a rappresentare questa parte di elettorato. Sembra che non gli interessa a nessuno, i nostri voti li possiamo buttare nell'umido. Qualcuno diceva, se votare serviva a qualcosa non ci avrebbero fatto votare. Su questa faccenda, alla luce di quello che sta succedendo in Gran Bretagna e a quello che è successo in Francia, dove Macron sì è stato confermato come presidente, però poi alle elezioni, diciamo, non ha la maggioranza del suo partito, diciamo. Io non vorrei che sono giochetti di potere, ripeto sempre quel copione che ognuno recita, il copione che gli è stato dato, che praticamente apparentemente c'è questa fazione che è contro la guerra, contro le armi, eccetera, in modo che eventualmente, rimbastando tutto, mettono di nuovo questa persona che appaga gli antimilitaristi, gli i pacifisti, alla controguerra, eccetera. E poi vogliamoci bene tutti, perché poi alla fine, cioè, si ritrovano sempre lì, perché quello è lo scopo. Non lo so, io magari starò parlando di fantapolitica, però ho questa sensazione. Ecco, e questo ci porta direttamente al terzo ambito di cui ci occupiamo ogni settimana, le questioni del nostro mondo complesso e complicato, e che anche questa settimana non hanno mancato di portare novità. E proprio io lo voglio dire adesso, perché poi sennò me lo sto portando dietro da molte puntate e poi non si arriva mai. Oggi invece, bene o male, un po' di tempo ce l'abbiamo ancora. Hai parlato di pacifismo, di antimilitarismo. Ecco, è una corrente di pensiero, insomma, un movimento d'opinione che data da molto tempo, che ha avuto per lunghi periodi un monopolio, tra virgolette, soprattutto dell'ambito della sinistra, di quella sinistra che praticamente non esiste più.
Ecco, allora io, sempre da osservatore, da libero cittadino e da elettore, voglio dire che c'è qualcosa che non mi sta bene, che non apprezzo, quindi semplicemente ognuno vada dove vuole, ma io non posso seguire questa strada. Cosa voglio dire? Che sembra quasi che ci sia appunto, come si dice, il vecchio specialista di queste cose, no? Quindi pur essendo cambiate tutto, cioè dai tempi dei missili a Comiso, dai tempi delle marce, dei radicali degli anni 70 o 60, eccetera, eccetera, allora vai a disseppellire qualcuno di coloro che all'epoca faceva ciò con un contesto internazionale completamente diverso. Tra l'altro, guarda caso, i guerrafondai erano sempre gli americani, i sovietici non hanno mai sparato un colpo, no? Perché c'era questo allineamento evidente, insomma, anche nell'Africa, nell'Asia, nel Sud America le iniziative di impronta filo-sovietica erano sempre di liberazione, quelle di impronta americana erano sempre di oppressione. Era proprio un nesso di causa effetto non modificabile. Ecco, credo che assolutamente bisogna evitare, almeno io sono dell'idea che non sia il caso di caricarsi una zavorra di queste impostazioni che i fatti hanno, come si dice, portato ai margini, anche come proposta politica, come consensi, come tutto. Ricordiamo dalla fine del PC la parabola di Rifondazione, Comunisti Italiani, SEL, socialismo, ecologia e libertà, sinistra, ecologia e libertà, chiedo scusa. Insomma, sono andate tutte a farsi benedire. E quindi oggi invece vedo che appunto il buon Rizzo dell'appunto partito antiquariato, partito rigattiere con falce e martello, partito comunista appunto, viene messo lì come un marchio di garanzia, per dire: vedi, noi siamo antimilitaristi veri perché ci abbiamo quello DOC. Ma assolutamente secondo me non è un valore aggiunto, mi dispiace, che poi nell'approfondimento giornalistico, nelle valutazioni, nelle analisi, per carità, dare tutto lo spazio che vuole per dire anche cose condivisibili al signor Rizzo, non sarò certo io a contendergli lo spazio di tribuna, il diritto di tribuna, ma qual è questo valore aggiunto? Quanti voti ha preso all'ultima elezione? Dov'è? Cioè, sembra quasi che sia il morto che attira il vivo, che tira i piedi al vivo. Lui si sdogana. E invece, secondo me, è già stato detto, i signori di Ancora Italia lo sanno perché gli è stato detto, quello è un elemento che toglie voti, anche perché se una falce e martello che si porta dietro un carico pesantissimo di eredità storica e di pagine molto tristi, insomma, va bene, e allora metteteci pure un partitello neofascista dall'altra parte, che ha il suo diritto, no? È identitario, è patriottico, eccetera eccetera, perché no? È così, però abbiamo fatto appunto il Museo delle Cere e rimaniamo completamente affossati e impantanati nel Novecento, in pratica. Quindi questo spazio che gli è stato dato, tra l'altro, parentesi, è stato anche, vedi, la cosiddetta eterogenesi dei fini. Tu dicevi che se votare servisse a qualcosa non ce lo farebbero fare. Dipende da cosa intendi per servire a qualcosa. Tutto serve a qualcosa. Poi, se qualcosa è passare dalla Repubblica alla Monarchia, probabilmente no, perché ci sono anche dei vincoli costituzionali, eccetera. Però, per esempio, il votare ha riesumato in Parlamento la voce dei comunisti. L'altro giorno proprio mi chiedevo come fosse arrivato ad essere senatore, credo, un certo Emanuele Dessì, tra l'altro con un curriculum biografico proprio ortodosso, viene da Autonomia Operaia, Via dei Volsci a Roma, tutto il contesto del, diciamo, della lotta armata di sinistra, cioè, voglio dire, non è un parvenu. Dico, ma questo, ma chi l'ha eletto? Dov'era? Dov'era nascosto quando siamo andati a votare? Penso nel PD o tutto come la rimasuglia che c'era dei radicali, qualcosa del genere. Nella grande arca di Noè? Berlusconiano. Qual è stata la grande arca di Noè delle ultime politiche? 5 Stelle. Ecco,
capito? Insieme a Ilio Corni c'era pure l'ex comunista, che poi tanto ex non era, che poi, come sai, insomma, in tutte le forme di espulsioni, frammentazioni, è rinato, è tornato alle origini sostanzialmente, e quindi fa sentire la voce del comunismo nel Parlamento italiano del 2022. E questa notizia che mi dai mi rafforza su certe convinzioni mie. Ossia? Il fatto che magari il secondo governo Conte si stava molto avvicinando alla Russia, eccetera, e che quindi poi in qualche modo è stato tolto perché non piaceva a chi comanda realmente nella NATO. In effetti la tribuna parlamentare è il luogo in cui si vengono a sentire interpretazioni, chiave di lettura, critiche, eccetera. Nel momento in cui ci infili 300 perfetti sconosciuti, insomma 300 nuovi, poi anche uno, due, qualche decina di questi può venire fuori con qualcosa di imprevisto, così come è successo, adesso sta succedendo e sta permettendo proprio, per esempio, al partito Ancora Italia di avere già quasi un gruppo parlamentare. Come ha fatto? Ha fatto perché è andato a interloquire con questi transfughi, con queste figure liberate dall'appartenenza originaria. Poi penso che adesso, con la scissione voluta da Di Maio, forse aumenteranno questi soggetti, o forse no, forse torneranno rispettivamente da Conte depurato, come è successo col PD, se ti ricordi. Bersani se n'era andato perché c'era quel cattivone berlusconiano di Matteo Renzi, poi quando Renzi se n'è andato dice: beh, adesso posso tornare perché hanno fatto la disinfestazione. Insomma, in ogni caso sono figure che appunto possono finalmente, almeno in questa maniera un po' imperfetta, però arrivano a dare voce in Parlamento a dei punti di vista che altrimenti sarebbero rimasti completamente tagliati fuori. E quindi ho avuto la sorpresa qualche giorno fa di sentire un intervento in Senato di questo Dessì, che sembrava ai tempi della guerra del Vietnam, l'imperialismo americano, qua e là, insomma, il popolo in armi, cioè, dico, vabbè, ok, questa anche è democrazia, tutto sommato, per quello che può servire, insomma. Torno a dire, però, non può essere la prospettiva con la quale ci si va a presentare all'elettorato quando sarà possibile, perché sarebbe giusto e doveroso che l'elettorato facesse una pernacchia a questi revival che non hanno nessun senso. A proposito delle questioni appunto che riguardano questa forzatura, così abbiamo detto più volte, del ruolo della NATO, che da più di due mesi, quasi tre mesi, insomma, ha posto la questione della fedeltà atlantica come caposaldo rispetto al fare il proprio dovere nei confronti dell'Ucraina aggredita, eccetera, eccetera. Il classico antimilitarismo e antiamericanismo ha sempre detto: fuori l'Italia dalla NATO, fuori la NATO dall'Italia, no? Quindi un discorso legato specificamente alla presenza o meno del paese in questa alleanza, da cui si può decidere o di farne parte o no. Ma ti risulta, o comunque non pensi che potrebbe essere anche una prospettiva interessante e forse anche di maggiore effetto, quello di dire: no, io mi voglio interessare di ciò che gira a livello planetario, ritengo che questa aggregazione militare sia un problema, e il problema non si risolve se io ne faccio parte o no, o meglio se non ne faccio più parte come paese, perché resta sempre là. Piuttosto lancio una nuova prospettiva, che è quella dello scioglimento della NATO, per cui non che l'Italia se ne va, che non esista più come fattore che viene a condizionare la linea della politica estera dei paesi, così come a un certo punto non sono usciti dal patto di Varsavia, ma il patto di Varsavia ha cessato di esistere. Ne hai sentito parlare di questa prospettiva? Ti sembra verosimile?
Questa potrebbe essere una proposta che potrebbe fare uno Stato che è meno succube degli Stati Uniti nell'ambito dell'alleanza. Lo so, una Francia, però non penso che l'Italia possa portare avanti. Se è proprio servile, cioè nemmeno critica, nemmeno ragiona sulle conseguenze di determinate scelte, gli va a dire sciogliamo la NATO, ma quantomeno non lo so che cosa gli succede a chi è che fa sta proposta. Il problema è questo, perché poi sono bravi a destabilizzare i paesi. Il problema è prima di fare queste iniziative, di prendere le contromisure, di mettere in atto delle contromisure, perché poi tu parli, sì, ma poi le conseguenze non sai. Se poi mentre fai un comizio può succedere qualcosa di inaspettato. La cronaca di questi giorni è docet. Non è così semplice, però. Sì, Io esatto. ricordo una frase abbastanza visionaria, legata all'impossibile, se vogliamo, che a metà degli anni Ottanta, nella seconda metà degli anni Ottanta, costituì un po' un tentativo, un'evoluzione, una proposta del famoso partito radicale transnazionale, transpartito. E la frase era, questo sogno utopico era quello che nello stesso giorno, alla stessa ora, nei parlamenti di una serie di nazioni, possibilmente tutte, diciamo, l'obiettivo era quello perché non si limitavano, venisse messa all'ordine del giorno e discussa e possibilmente anche votata la stessa proposta, qualunque essa fosse, diciamo, no? Ovviamente come poteva avvenire questa sincronizzazione? Beh, semplicemente con un partito transnazionale che avesse preparato e avesse concordato con dei rappresentanti transpartiticamente, cioè magari eletti in questi vari partiti locali, insomma, quell'ordine del giorno. Cioè, ci mettiamo tutti d'accordo, parliamo tutti insieme della fame nel mondo, per esempio, e stabiliamo che tutti questi paesi devolvano un tot del prodotto interno, insomma, del bilancio a questa causa nelle modalità che abbiamo pure condiviso, no? Forse in qualche cosa è avvenuto perché all'epoca si parlava molto degli aiuti ai paesi in via di sviluppo, i problemi della povertà in certe parti del mondo erano. Sì, anche l'annullamento del debito a questi paesi in via di sviluppo, sì. Ora, io credo che oggi, in ogni caso, sia comunque una prospettiva utile, nonostante ci si ponga giustamente sul piano, come dicevamo prima. Dicevi il paese zerbino, il paese sottomesso alle volontà esterne. Questo è un discorso che si riferisce alla sovranità nazionale che va tutelata assolutamente e va forse ricostruita. Ma accanto a ciò un dibattito condiviso su tematiche che interessano un po' appunto molte nazioni, come il ruolo della NATO, non vedo perché non potrebbe. Anzi, non dovrebbe coinvolgere localmente, possibilmente, come si chiamano, i think tank, insomma, fondazioni o altri luoghi che danno uno spazio e poi passano la parola anche all'ambito della politica. Almeno provare a metterlo all'ordine del giorno, voglio dire. Ma vedi, io sento parlare opposizione e tutto il calderone che si trova al governo di europeismo e atlantismo, europeismo e atlantismo. Chi te la dovrebbe portare avanti questa? E allora dovrebbe essere il Partito Comunista che riprende la lotta che era contro la NATO, eccetera. Perché poi non sta nei pensieri di chi ci governa o di queste forze politiche a mettere in discussione la NATO. Quindi è come parlare di Babbo Natale.
Ma nessuno, se tu vedi anche quei partiti che sono nati anti-europeisti, che quindi uscire fuori dall'euro, uscire fuori da questa Unione Europea, eccetera, eccetera, ora si trovano a dire sì, Unione Europea, sì, euro, sì, NATO, eccetera. Quindi c'è un trasformismo di convenienza e quindi in questo momento tu sei a tavolo, sei commensale di una scelta e quella è. Quindi dovrebbe essere qualcosa che dovesse venire da fuori, dovrebbe venire da fuori, ma da fuori da che cosa? Da chi? La scelta che hanno fatto coloro di cui tu stavi parlando e l'hanno anche pagata sonoramente perché la perdita di consensi non ce l'ha avuta soltanto il Movimento 5 Stelle, ce l'hanno avuta anche gli No, altri. sì, ma sto parlando anche appunto di chi è che faceva gli interessi della Padania, eccetera. Dico, questa è già la risposta, nel senso che loro hanno fatto una scelta di omologazione. Hanno perso volontariamente, hanno abbandonato i temi distinti, cioè che li facevano differenziare dagli altri. Il risultato quale può essere? È come il menù a prezzo fisso rispetto a quel ristorante che aveva più opzioni. Cioè, hanno pensato che tutti ci saremmo bevuti quella minestra perché non funziona così, nel senso che è un quadro che restringe il Parlamento e lo impone come fotografia del paese. Mentre il paese è un'altra cosa, e quindi io mi riferisco ad altri. Ma altri, boh, io in questo momento, altri che possono avere la forza di avere un consenso e di ribaltare tutto, non lo vedo. Poi può darsi che sono miope, i miei problemi di vista, ma. Il fatto è che ogni novità parte da un punto molecolare in qualche modo, essendo che prima non c'era, è un concepimento, no? Come la prima cellula, poi si divide, poi magari diventa un organismo completo. Finché lo vedi lì, poverino, insomma, poco significativo, è chiaro che non gli dai molta fiducia, no? Però anche i semi di quercia sono delle banali ghiande. Non possiamo saperlo, secondo me la forza delle idee è nel DNA che portano dentro in qualche modo, no? Perché appunto un seme di pomodoro produce un pomodoro, non potrà mai produrre una quercia. Poi anche il pomodoro ha le sue ragioni d'essere. Quindi secondo me coltivare un'idea forte che ha un senso dal punto di vista storico nel presente, che ha una sua ragione d'essere oggettiva, non dico che porta automaticamente perché di automatico non c'è nulla, però il suo potenziale ce l'ha, non è una fola e un gioco, una barzelletta, ha una concretezza. Poi, se non trova terreno fertile, come si dice, non sarà il suo momento. L'ultimo aspetto su cui volevo, confrontarmi con te, secondo me, casca proprio bene. Perché si parlava appunto della NATO, che non è come il sole che sta lì, no? Che nessuno lo può mettere in discussione. La NATO è un prodotto umano, è nata e può anche finire, e penso che prima o poi finirà, per forza. Non sappiamo quando. Ma in questi giorni proprio mi è venuto in mente un po' questo rapporto, perché lo senti, no? Fin dall'inizio del conflitto, insomma, questa Russia di Putin si è manifestata e autorappresentata anche prima dello scoppio delle ostilità come una dimensione incompatibile con tanti aspetti più o meno chiari, più o meno confusi del cosiddetto contesto occidentale. Poi non si è capito esattamente, vallo a declinare perché cosa, lo stato, il potere temporale, diciamo la laicità, il consumismo, il capitalismo, non si è capito bene quali siano i fattori di distinzione, anche perché poi la Russia non è il paese dei lotofagi o l'isola dove c'è il ciclope. Voglio dire, in fondo la società russa ha molte caratteristiche, ormai non c'è manco più il comunismo, quindi insomma,
si è abbastanza adeguata al contesto della modernità a modo suo. Però ecco, in questa contrapposizione io ho sviluppato il pensiero, l'idea, il dubbio che non ci siano mezze misure nelle alternative possibili che potranno vedere l'esito. E a cosa mi riferisco? Il paragone tra gli Stati Uniti dal dopoguerra ad oggi e l'impero romano, certo non lo dobbiamo inventare noi, no? Perché è stato abbondantemente sostenuto, c'è anche l'autorevole professor Barbero che ne ha parlato, quindi per chi voglia trovare le analogie quanto si vuole, si vada a sentire voci ben più autorevoli. Però sappiamo e ci ricordiamo che l'impero romano ha avuto anche qualche problema di nemici indomabili in qualche modo, no? Sui quali si è andato, diciamo così, a rompere le corna e non c'è stato verso. Ricordiamo i famosi parti, che erano questa popolazione molto ben armata, queste cavallerie corazzate nelle zone dell'Iran, non so, insomma, come lì nell'Oriente di quelle parti, e che a un certo punto hanno determinato un muro che poi, non so se sia stato anche questo un fattore, però poi a un certo punto questo famoso impero si è disgregato e altri hanno preso il suo posto, voglio dire, no? Perché se non li sconfiggi viene meno, insomma ti annichilisci in un certo senso come aspirazione alla onnipresenza, alla globalità dell'epoca. E forse i parti di oggi sono appunto i russi, però potrebbero anche perdere, chiaramente, in questa contrapposizione totale, questo conflitto identitario, appunto, perché quali altri esempi vengono in mente nella storia? Poi tu mi dirai se sono calzanti o no, secondo te. Anche all'interno della stessa storia americana, la guerra civile fu con una parte del paese, la Confederazione degli Stati del Sud, che non condivideva la via allo sviluppo che gli Stati del Nord volevano portare avanti, no? Che poi ricorda un po' anche il caso italiano, no? Con il Regno delle Due Sicilie e il nord appunto dei Savoia, voglio dire. E lì tanto i confederali nella capitale Atalanta quanto i borbonici con la capitale Napoli hanno fatto una brutta fine. Il Giappone in età vittoriana, che esce dal suo medioevo e viene bombardato dalle navi commerciali perché deve aprire i porti, o li apre e non c'è verso. Questa pretesa occidentale, no? Sì, voglio dire, è una pretesa che si è particolarmente ripetuta nel tempo e in qualche caso, appunto, di storie antiche in cui quell'impero non c'è più, come appunto il caso della romanità, e poi invece, altri casi invece è andata avanti e ha spazzato tutti. In questa contrapposizione tra civiltà diverse, scontri di civiltà, eccetera, si può vincere, si può perdere, si può essere cancellati o si può determinare la fine dell'esperienza imperialista attualmente in vigore, che è quella americana. La storia è piena di imperi che sorgono e arrivato a un certo punto cadono. Mi viene in mente dagli Egizi, meno male erano una potenza, ai Persiani, Alessandro, ai Romani, all'Impero Ottomano, all'Impero Britannico, perché poi alla fine, voglio dire, anche se loro sono convinti di averlo ancora, però è caduto. Solo che appunto l'impero britannico è transitato in qualche modo nell'impero degli Stati Uniti. Sì, gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti già danno segno un pochettino, anche se non si palesa così, diciamo immediatamente. Ma se si vanno ad analizzare alcuni fattori, quelli interni,
all'interno c'è una situazione che potrebbe sfociare anche in una guerra civile. Il fatto che ostenta ad essere una potenza, però a partire dal Vietnam se n'è scappata via, dal Vietnam, dall'Afghanistan, che il popolo americano non è più, diciamo, disposto a far tornare migliaia di ragazzi o cittadini americani dentro le bare. Infatti in Iraq, nell'ex Jugoslavia, la tecnica americana è quella di radere al suolo con bombardamenti aerei e poi quando proprio non c'è più niente, che il rischio è minimo e poi alla fine entrano. Quindi voglio dire, sì, ci sono dei segnali che comunque gli Stati Uniti stiano imboccando la strada del tramonto, certo, non è dall'oggi a domani, potrebbero passare anche decenni e decenni, anche centinaia di anni, però è quello. Sì, la contrapposizione, l'ho sempre detto, ci sono due mondi, due visioni totalmente diversi. La visione del liberalismo sfrenato, del globalismo, di una società multietnica e anche certi atteggiamenti dal punto di vista non della sessualità biologica, ma della sessualità psicologica, si contrappongono a tutto quello che magari no, il mondo occidentale vede un pochettino retrogrado il mondo della Russia, che è magari legato a certi valori, ma alla Russia si attaccano anche altri paesi. La Cina ha tutto un suo modo di pensare. E poi, dicevo la volta scorsa, non è vero che la Russia sia così isolata. Ci sono tutto questo sistema di paesi emergenti che ora hanno coniato questo BRICS, in effetti ormai sono testati e ampiamente riconosciuti, e questa guerra economica che vogliono fare gli Stati Uniti rischieranno di accelerare il tracollo, perché il default, che dice che la Russia è in default, ma è un default tecnico. Perché non è che non hai soldi per pagare, è che non può pagare perché c'è la sanzione, ti hanno bloccato. I soldi ci sono, esporta, il rublo non è in caduta libera, ma si rafforza. Quello che è in caduta è per esempio l'euro, che oggi quasi a pari con il dollaro. Anche questo fatto che i paesi BRICS vogliono fare un sistema monetario, cioè di scambio, scollegato dal dollaro, perché col fatto che il dollaro era stato preso come moneta di scambio internazionale, cioè praticamente senza valore in sé per sé, perché si stampano soldi, eccetera, potrebbe diventare carta straccia, e questo sarebbe un problemone, perché si tira dietro tutta l'economia mondiale che è legato a questa moneta. Sì, in questo momento l'anti-americanismo è rappresentato dalla Russia e da chi va dietro, in un certo qual modo anche dalla Cina, però la Cina ovviamente, siccome ha un'economia così in espansione, ha bisogno di non perdere mercati. Mi pare che abbiamo posto una questione che sicuramente, dicevi, ci vorrà qualche secolo per vedere se l'ostacolo dell'ambizione imperialista globale americana porterà alla sua effettiva sconfitta. Noi siamo qui, insomma, ogni settimana vediamo questo svolgimento e possibilmente noteremo un procedere in quella direzione oppure no.
Nel frattempo poi annunciamo già che si proporranno altre iniziative come quella dello spazio di approfondimento sulla guerra delle Falkland, dette anche Malvine, che appunto secondo noi costituiscono momenti di svolta in qualche modo o comunque rappresentativi di tanti aspetti della geopolitica contemporanea, e non vi anticipiamo ovviamente quale sarà il prossimo argomento, però possiamo dire che insomma ci ha stupito e ha avuto anche un benefico riscontro di aumento di spettatori il fatto che il cattivo Vladimir Putin ha citato in suo intervento il caso della guerra delle Falkland, dicendo tra l'altro che insomma era un esempio dell'imperialismo britannico palesemente non sostenibile da nessun punto di vista, che non fosse appunto quello del dire voglio conquistare il mondo, come dici tu, la talassocrazia, conquisto gli stretti, domino i mari, domino il mondo, no? Ecco, quindi grazie a Vladimir abbiamo avuto più visualizzazioni sul nostro video, quindi chissà che la prossima volta una felice coincidenza non ci porti altro pubblico anche sul prossimo argomento. Con questo ottimismo della ragione, più che altro, concludiamo la puntata di oggi. Diamo la sfida delle 500 visualizzazioni. Sono pronte sono pronti i numeri dell'otto delle ruote di Pedare e Mineo. Quindi mi raccomando, se vi interessa più quello o sentire l'amico Ginapelli che parla in corsivo, esprimetevi voi nei commenti, scriveteglielo nel suo profilo Facebook se preferite l'altra opzione, insomma lui sarà ben felice di accontentarvi, o no? Devo parlare in corsivo? E allora mi devo andare a fare il corso, devo seguire questa signora. Un saluto a tutti, alla prossima, arrivederci.